E sono convinto che tutte le persone che lo conoscono, gli amici, oggi potranno vedere un Pozzi giovane, giovanile. E va detto, questa è una festa anche rispetto agli italiani. Ci stiamo dedicando di una carriera eccezionale. Quindi tutto quello che oggi potrete vedere è segno di tanti anni spesi bene, ma soprattutto oggi di una persona che sa essere giovane, sa proporre emozioni, forse come al primo momento, ma io sono convinto anche di più, perché quello che mi aspettavo era qualcosa di bello. Quello che ho visto, soprattutto la parte sotterranea, perché poi ci credevo, fin dall'inizio ho detto, le tue sculture sono eccezionali. Quello che riuscito ad aggiungere rispetto a quello che ho visto io è qualcosa di strepitoso, quindi non so che parole usare, ma devo dire eccezionale. Grazie Giancarlo Pozzi. Ho accennato solamente l'aspetto umano perché il resto, e forse la parte più politica, la lascio alla nostra sindaco. Sì, io a me spetta la parte politica sulla carta, in quanto in realtà già avevo dichiarato in sede di conferenza, aspetta Gianni, ti passo davanti all'assessore, già in sede di conferenza avevo in realtà un po' dichiarato una mia personale conoscenza dell'attività di Giancarlo Pozzi già in tempi che risalgono a qualche anno fa, ma non sono sicuramente l'unica, anche perché in tanti, oggi io raramente ho visto la villa e questa sala così piena, con anche delle persone che stanno aspettando in piedi e arrivano fino ad occupare la sala retrostante. Questo a dimostrazione dell'affetto, della vicinanza di tanti castellanzesi, di tante persone all'attività di Giancarlo Pozzi, che ha portato il nome di Castellanza al di fuori dei confini della nostra città. Castellanza, grazie alle sue opere, grazie alla sua attività, è conosciuta a livello non solo nazionale, ma anche a livello internazionale. E quindi per noi, per la nostra città, un vanto avere un'eccellenza sul nostro territorio e qui presente nella nostra città. Parlavo proprio l'altro giorno poi con Ausilia, con la moglie, mi diceva negli anni, all'inizio forse dell'attività, vivevate a Milano e la scelta, o meglio, lavoravate a Milano e la scelta invece è stata proprio quella di restare a vivere qui a Castellanza e io per questo devo dire grazie, grazie perché così il nome di Castellanza è diventato internazionale, grazie. E poi è un motivo di vanto e di felicità avere la possibilità durante il mio mandato di festeggiare non soltanto gli 80 anni, ma di poter legare anche gli 80 anni, che sono comunque un momento e una celebrazione, un momento importante della vita di questo meraviglioso artista, anche a abbinare questo compleanno importante ad un altro importantissimo compleanno, sempre importante per la nostra città, che sono i 200 anni di Palazzo Brambilla. E quindi proprio quest'anno, il 2018, cadono entrambe le ricorrenze, gli 80 anni di Giancarlo Pozzi, i 200 anni di Villa Brambilla, direi che è tutto perfetto e quindi per noi è stato quasi naturale e spontaneo, anche se devo ricordare ovviamente che i promotori e quindi un po' la proposta nasce dal rione di in su, anche se lo dicevo sempre in occasione della conferenza stampa. È una proposta che va al di là, era già, penso, nelle nostre intenzioni, nelle nostre corde, cogliere sicuramente questa occasione e festeggiare questo 2018 nel modo migliore possibile per dare lustro, risalto e importanza all'eccellenza Giancarlo Pozzi e alla nostra città con Villa Brambilla. Poi ringrazio per le belle parole che ha detto l'architetto, sindaco Angelini, l'assessore alla cultura. E poi voglio ringraziare, io mi sono fatto un elenco perché sennò. Quindi, Luigi Cavallo e Loretta Nicolini, quali hanno contribuito
con due pezzi storici su questo catalogo e hanno curato la mostra molto bene. Poi Roberta Ramella, poi la fotografa Beatrice Di Rago, mia figlia architetto Sara, Fabrizio Rovesti, caro amico che ogni volta espongo in qualche galleria, in qualche museo, lui è sempre presente con i suoi scritti molto... Poi la Rione di Su, alcuni nomi del Rione di Su: Lucia Landoni, Ernesto Landini, Franco Romano, Stefano Coppini, Lino Refraschini, Giuseppe Vicentini, Giuseppe Centineo. E poi la grafica Ricotti che ha provveduto alla stampa del catalogo. E tutti gli altri componenti che spero di conoscerli personalmente, che qui non ho segnato. Poi abbiamo anche il maresciallo dei carabinieri. E tanti amici. Il fotografo Carugo, che pazientemente tutte le mattine alle 8:30-9 massimo arrivava con la sua macchina fotografica e ha firmato tutto il lavoro di questo quadro, che lo vedrete nel piano terra. E poi per ultimo Aurelia Colombo, che mi sopporta tutti i giorni, però è una consigliera notevole e fa da segretaria e oltre che essere una moglie molto... Molto. Dei manager così bravi. Sì, a volte mi manda all'inferno, però ha ragione perché insomma io ho tutta la massima libertà di fare questo lavoro che svolgo, e non è una cosa semplice perché, come sapete, le signore hanno esigenze molto diverse. E purtroppo io a volte trascuro anche questo. Lei è molto riconoscente di questo, quindi mi lascia tutta la libertà. Quindi la ringrazio infinitamente, mia moglie. Quindi non voglio parlare di politica, non voglio parlare di situazioni che nulla hanno a che fare con l'arte, ma credetemi, un artista come Giancarlo Pozzi è utile al nostro paese, in questo momento in cui sembra che tutto sia in crisi e sembra che la pittura non conti più. Nella pittura invece c'è veramente una salvezza, non come quella che diceva Ricchi, una salvezza morale e materiale. Crediamo quindi nelle opere d'arte, e io ho una fiducia veramente non condizionata per quanto riguarda e l'opera di Giancarlo Pozzi e il pensiero di Giancarlo Pozzi, che si lega soprattutto con la poesia. Voi date attenzione anche alle bacheche, che sono molti libri che Giancarlo Pozzi ha realizzato negli anni con dei poeti,
ha privilegiato sempre quella linea che da Apollinaire arriva ai giorni nostri. Il senso della poesia che in pittura significa alzare le prospettive sopra la realtà. Grazie.